Allora, ho proposto a Claudio di introdurre questa vostra giornata di studio con l'inno alla materia di Thai Art e Chaldea. Non so se conoscete questo gesuita, padre Pierre Teilhard de Chardin, è nato a Parigi, nacque a Parigi nel 1881, scienziato, geologo, paleontologo e teologo. Morì poi in America, a New York, nel 1955. Fu perseguitato dalla Chiesa del tempo, fu ridotto a silenzio dal Sant'Uffizio e fu mandato in esilio 20 anni in Cina. Ma proprio in questo periodo in Cina fu uno dei più fertili dal punto di vista anche teologico e del pensiero. Padre Chardin. Tra le sue opere, diciamo, spirituali, ascetiche, c'è quest'opera, L'ambiente divino, che veramente diciamo, è un'opera, vi consiglio di leggerla, perché lui dedica questo libro, questo lavoro, a tutti coloro che amano il mondo. C'è proprio questa dedica all'inizio di questo lavoro e qui veramente c'è una teologia della materia. Io mi limito a leggere insieme a voi, potete seguire il testo, Claudio l'ha preparato sui fogli in francese, che è il testo originale, però io ho portato la traduzione che ho notato anche più completa del testo in francese che ha scaricato Claudio. Benedetta sei tu, aspra materia, sterile gleba, dura roccia, tu che cedi solo alla violenza e ci costringi a lavorare se vogliamo mangiare. Benedetta sei tu, pericolosa materia, mare violento, indomabile passione. Tu che ci divori se non ti incateniamo. Benedetta sei tu, potente materia, evoluzione irresistibile, realtà sempre nascente. Tu che spezzando ad ogni momento i nostri schemi ci costringi ad inseguire sempre più oltre la verità. Benedetta sei tu, universale materia, durata senza fine. Etere senza sponde, triplice abisso delle stelle, degli atomi, delle generazioni. Tu che travalicando e dissolvendo le nostre anguste misure ci riveli la dimensione di Dio. Benedetta sei tu, impenetrabile materia, tu che ovunque tesa tra le nostre anime del mondo delle essenze, ci fai languire dal desiderio di forare il velo senza cucitura dei fenomeni. Benedetta sei tu, mortale materia, tu che, dissociandoti un giorno in noi, ci introdurrai necessariamente nel cuore stesso di ciò che è. Senza di te, o materia, senza i tuoi attacchi, senza i tuoi strazi, noi vivremo inerti, stagnati, puerili, ignoranti di noi stessi e di Dio, tu che ci ferisci e ci medichi, tu che resisti e pieghi, tu che sconvolgi e costruisci, tu che incateni e liberi, linfa delle nostre anime, mano di Dio, carne del Cristo o materia, ti benedico. Ti benedico materia, ti saluto, non già quale ti descrivono ridotta o sfigurata i pontefici della scienza e i predicatori delle virtù, ma quale tu mi appari oggi nella tua totalità e nella tua verità. Ti saluto, inesauribile capacità d'essere e di trasformazione in cui germina e cresce la sostanza eletta. Ti saluto, universale potenza di ravvicinamento e d'unione, che lega tra di loro le innumerevoli monadi
ed in cui esse convergono tutte sulla strada dello Spirito. Ti saluto, sorgente armoniosa delle anime, cristallo limpido dal quale tratta la Gerusalemme nuova. Ti saluto, ambiente divino, carico di potenza creatrice, oceano mosso dallo Spirito, argilla impastata ed animata dal Verbo incarnato. Credendo di rispondere al tuo irresistibile appello, gli uomini spesso si precipitano per amor tuo nell'abisso esterno dei piaceri egoistici. Un riflesso li inganna, oppure è un eco. Lo vedo adesso. Per raggiungerti, o materia bisogna che, partiti da un contatto universale con tutto ciò che qua giù si muove, sentiamo via via svanire nelle nostre mani, le forme particolari di tutto ciò che stringiamo, sino a rimanere alle prese con la sola essenza di tutte le consistenze e di tutte le unioni. Se vogliamo possederti, bisogna che ti sublimiamo nel dolore, dopo averti voluttuosamente stretta tra le nostre braccia. O materia, tu regni sulle vette serene, ove i santi pensano di evitarti. Carne così trasparente e nobile che non ti distinguiamo più da uno spirito. Portami su, o materia, attraverso lo sforzo, la separazione e la morte, portami dove sarà finalmente possibile abbracciare castamente l'universo. Questo secondo me è uno dei testi mistici più belli del XX secolo, e ecco perché veramente Dante Chardin è stato un profeta. Possiamo dire che questo testo è il vademecum dell'uomo spirituale del nostro tempo. Vedete, in questo testo non c'è un vero e proprio commento all'inno alla materia, ma c'è un passaggio importante dove spiega questo suo amplesso con la materia, come lo abbia portato invece alle vette dello spirito. Dice padre De Chardin: nei loro sforzi verso la vita mistica, gli uomini hanno spesso ceduto all'illusione di opporre brutalmente tra di loro, come il bene ed il male, l'anima e il corpo, lo spirito e la carne, questo dualismo. Ci si è permesso di rivalutare e di esaltare invece quella che il Signore è venuto a rivestire, salvare e consacrare, la Santa Materia. E lui parte proprio dal concetto dell'incarnazione per dire che non c'è niente di negativo nella materia, anzi, che la materia ci conduce a Dio, poiché lui stesso, Dio, ha scelto di farsi carne. Ma questa realtà tentiamo qui di abbracciarla per intero, nella sua maggior generalità possibile. Da un lato la materia è il fardello, la catena, il dolore, il peccato, la minaccia incombente sulle nostre vite, e ciò che appesantisce, che soffre, che ferisce, che tenta, che invecchia. A causa della materia siamo lenti, paralizzati, vulnerabili, colpevoli. Paolo direbbe: chi ci libererà da questo corpo votato alla morte? Ma nello stesso tempo la materia è la gioia fisica, il contatto esaltante, lo sforzo minimizzante, la felicità di crescere. E ciò che attrae, che rinnova, che unisce, che fiorisce, grazie alla materia siamo nutriti, alleviati,
collegati al resto, invasi dalla vita. E ancora, innanzitutto la materia non è solo il peso che trascina giù, la melma in cui si sprofonda, il cespuglio spinoso che occlude il sentiero. Considerata in sé, anteriormente alla nostra posizione, alle nostre scelte, è semplicemente la china sulla quale o ci si eleva o si discende, l'ambiente che può sorreggere o cedere, il vento che può abbattere o sollevare. È un linguaggio estremamente mistico che ci fa comprendere come la materia, in questo senso giudicata negativamente anche da tutta una scettica medievale, sia invece qui rivalutata e messa proprio al centro, dice la vetta sulla quale noi possiamo intravedere l'infinito. E vorrei concludere con un altro passaggio molto bello, circa il progresso della scienza, quindi anche della materia, che la materia è spesso considerata in senso materiale e carnale. L'altro offerta ai nostri sforzi di progresso, di ricerca, di conquista, di divinizzazione. E invece la zona della materia che dobbiamo considerare in senso spirituale. E il limite tra le due zone è un limite sostanzialmente relativo e nobile. Ciò che è buono, santificante, spirituale per mio fratello che sta al di sotto di me oppure accanto a me, e forse cattivo e perverte l'ordine materiale? No. E poi dice una cosa molto bella, prendendo un'immagine biblica della scala di Giacobbe: tutti noi abbiamo la